Ciao amici e benvenuti sul mio canale. E adesso vado a fare questo pane con questa farina che è veramente ottima, con 10 cereali, ci sono vari tipi di farina e anche semi. Eccola qua, trovate le dosi, la descrizione all'inizio. Bene, ho preparato l'acqua, ne metterò 350-360, adesso vediamo piano piano. Metto in autolisi la farina e ho preparato la pasta madre, 100 g di pasta madre. Bene, l'acqua la verso piano piano come al solito. Come vedete non sto usando la planetaria, impasterò a mano. Verso l'acqua a più riprese, piano piano la faccio assorbire. E poi lascio una mezz'oretta coperto da un telo in autolisi. Questa farina è molto buona, veramente ottima, solo che non si trova, forse perché il molino non è molto grande, è un molino che si trova a Terracina, in provincia di Latina. Infatti per prenderla devo andare a Latina, me la trovo senza andare al molino. In un negozio, in un supermercato. Bene, passata la mezz'ora, eccola qua, ci verso la pasta madre che ho sciolto un pochino con un po' dell'acqua, della restante acqua. Giro un pochino e poi ci metto anche il sale, un cucchiaino, io non ne metto molto. Poi questo pane con questi semini e queste farine nemmeno servirebbe, perché è già saporito di suo. Ok, impasto così a mano, come si faceva una volta e come facevo prima di comprare la mia planetaria. Ok, io qui naturalmente ho tagliato, non è che faccio vedere. Però insomma 15-20 minuti dovete impastare, eh? Olio di gomito. Impastiamo per benino, io sto facendo tutto dentro la ciotola, ma volendo anche sul piano di lavoro, eh? Faccio direttamente qui. Ok, ho tagliato ancora e poi faccio riposare un pochino l'impasto. Una mezz'oretta, lo faccio rilassare. Dopodiché lo tiro fuori un attimo, ci metto un po' d'olio, ma poco, così sulle mani e impasto ancora. Di solito non metto olio al pane, ma in questo caso sì. Ok. Mettiamo un altro pochino di olio e basta adesso. Ok. Bene, io direi che è pronto. Quindi ho impastato all'incirca 15 minuti. Quando vedo l'impasto che è ben incordato, bello elastico e lucido, vedete? Eccolo qua, lo lascio rilassare un pochino, perché questo adesso va in frigo, siamo in serata, diciamo. Lo copro con la pellicola, lo tengo un'ora fuori e lo metto in frigo fino alla mattina dopo. Dopodiché la mattina lo tiro fuori e lo tengo a temperatura ambiente almeno 2 ore. Eccolo qua. Dopo che l'ho tenuto a temperatura ambiente posso procedere a fare il primo giro di pieghe. Vedete com'è bello l'impasto. Ok. Faccio le pieghe a 3. Sigillo bene. Ok.
Bene, lo pirlo un attimino e poi copro con la ciotola e lo tengo almeno mezz'ora. Passata la mezz'ora, procedo per un altro giro di pieghe, quindi faccio due giri di pieghe, dopodiché posso andare a fare la formatura. Io adesso qui ho saltato il secondo giro di pieghe, però almeno due giri fateli, eh. Cioè l'ho saltato nel senso che non ho fatto il video. E ho deciso di fare due filoncini piccolini, due sfilatini, chiamateli come volete, eh? Ma naturalmente potete fare quello che volete, eh? Anche dei pianini se vogliamo. Calcolate che è solo mezzo chilo di farina, quindi non è tantissima. Piego in questo modo per formare i filoncini. Sigillo bene, ho messo un po' di farina, ma nemmeno serve perché si lavora molto bene. Sigillo un po'. Sì, in effetti la farina nemmeno serve. Ok, e procedo per l'altro filoncino. Procedo allo stesso modo. Ok. Ecco qua. E poi li metterò a lievitare, quindi la seconda lievitazione. Ci metto un po' di farina, io sto mettendo la stessa farina, però la semola di solito va usata. Metto in un cestino, che non è molto lungo questo cestino, devo sempre riuscire a trovarne un altro un pochino più lungo per i filoncini, ma non si trovano solo presso a poco di questa misura. Bene, ci ho messo un telo e adesso, siccome io poi ribalto sulla teglia, quindi la chiusura del filoncino va sopra in modo che poi mi va a finire sotto, eh. Altrimenti se mettete carta da forno, procedete diversamente. Ci ho messo altra farina sopra, copro e metto dentro il forno, spento naturalmente, e lascio lievitare. Bene, quando sono al raddoppio potete infornare, naturalmente il forno a temperatura 240-250 e poi io ho abbassato perché questi sono piccolini, quindi ho abbassato a 220. Bene, c'è un profumo incredibile, l'ho tagliato ancora un po' tiepido perché volevo subito assaggiare, è veramente buono questo pane, eccolo qua, vedete com'è bello, eh? Si è cotto in 40 minuti perché sono piccolini. Bene amici, vi ringrazio della visione e se riuscite a trovare una farina la stessa o simile, fatelo perché è veramente buono questo pane. Ciao a tutti, grazie della visione.